Il Consiglio Comunale, presieduto da Raimondo Pasquino, si è riunito oggi nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino per una seduta monotematica dedicata alle problematiche del lavoro. In apertura il Sindaco ha sottolineato l'impegno dell'amministrazione per creare le migliori condizioni per la crescita della città, che di conseguenza portano a favorire l'aumento dei posti di lavoro, compatibilmente con i tagli delle risorse decisi dal governo. Per questa città chiunque si aspetta dal comune il posto di lavoro. Purtroppo non è così, anche perché i tagli delle risorse di trasferimento non consentono nemmeno di bandire concorsi pubblici da parte del Comune per le leggi che sono intervenute. Però il Comune, l'amministrazione, questo Consiglio possono fare tanto per rilanciare lo sviluppo in questa città. L'assessore al lavoro e allo sviluppo, Marco Esposito, ha poi fornito i dati relativi alla perdita dei posti di lavoro in città negli ultimi 5 anni, dai quali risulta che sarebbero necessari 214.000 nuovi posti per raggiungere la piena occupazione. Non c'è nessun altro posto in Italia, non c'è nessun altro posto in Europa dove la quota di persone che dichiara di avere un lavoro è così bassa rispetto alla popolazione in età da lavoro. C'è bisogno di quello che diceva il sindaco, di un'inversione di rotta, di un segno più, di una risalire la china. Il dibattito generale è stato aperto quindi dal Presidente della Commissione Lavoro, Antonio Crocetta, al quale abbiamo chiesto quali sono le azioni che concretamente il Consiglio Comunale può avviare. Innanzitutto un discorso che riguarda per esempio il ragionamento sui lavoratori socialmente utili, per i quali già si è previsto una iniziale occupazione, quindi è definitiva soluzione del problema del precariato di questi lavoratori. Altra cosa importante per quanto riguarda per esempio il discorso dei vigili urbani, quindi dei ragazzi che hanno fatto il concorso per vigili urbani e che quindi sono risultati idonei. Per loro sono state date le assicurazioni di uno scorrimento.